Storico Carnevale di Ivrea 2019. Nessuno sale sul cocchio dorato della signora se non due bambini. Nessuno tocca la signora, il suo abito, la sua spilla. Nessuno si rivolge a lei con tanta intimità. Nessuno, ad eccezione di un ufficiale, il suo. Per tutto questo, non dimenticate mai chi siete stati, chi siete e cosa rappresentate per la Mugnaia e per il Carnevale. Federica Ranieri Ingriguera, Mugnaia 2019. Evviva Mugnaia! Al sostituto, in realtà lo prendo come Federica, perché credo che sia opportuno che io faccia due parole, perché quello che è successo stasera non deve succedere mai più, secondo me. Quindi ho preparato un pensiero e lo vorrei condividere. È un po' lungo. L'ha scritto Paolo. L'ho scritto io. Allora, non avrei potuto mancare a questa cena, non avrei potuto dire di no ad una componente, al circolo ufficiali, che dovrebbe rappresentare porto sicuro per lo Stato Maggiore, scrigno del presente, del passato e del futuro per chi indossa la divisa. In virtù di questo sentimento di malinconia, nostalgia e affetto che lega i miei ricordi agli ufficiali, sono qui. Come sono stata qui il martedì sera prima dello scarlo, con il mio aiutante e il mio addetto. Quello che non sapete, che nessuno ha voluto vedere però, è quello che ho provato io Mugnaia nei giorni di carnevale e nei giorni a venire. Quello che ha provato il mio aiutante, i pensieri, la delusione che insieme a lui ho condiviso. E non lo sapete perché tutti hanno continuato a ripetermi che io dovevo essere sopra le parti e ignorare le diatribe che prepotentemente facevano da eco al mio mugnaiato. Così ho taciuto, sempre. Ho ignorato tante cose, ho ignorato situazioni difficili, parole offensive anche contro di me, contro il mio aiutante, ma ho taciuto. Quando ho parlato di tradizione, di rispetto e dell'importanza di chi è stato ufficiale prima di chi lo è oggi, sono stata tacciata di essere una traditrice. Ma chi e che cosa ho tradito? Sono stata fraintesa, sono stata usata come scusa per aggiustamenti di bagarre personali fra frazioni opposte, come fossimo ai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini. Nessuno, pur parlando invano di rispetto nei riguardi della signora, si è chiesto come mi sentivo io. Nessuno si è chiesto come la Mugnaia si è sentita venire a casa dello Stato Maggiore, almeno questo dovrebbe essere, alla presenza di mugnaie, di generali, di sostituti, di podestà, ufficiali, senza essere accompagnata dal suo generale, ma per me soprattutto dal mio aiutante, Paglia. Nessuno si è fatto delle domande. Ora, se posso sollevare dei pensieri, se posso umilmente dire ciò che penso, vorrei solo raccontare quanto questo mi abbia profondamente messa in difficoltà e a disagio come mugnaia. Presentarmi qui, senza nessuno del mio Stato Maggiore, senza aiutante e senza addetto, è profondamente ingiusto e non deve essere frainteso, non deve, perché io loro non li traderei mai, perché il Carnevale io l'ho amato profondamente e non mi sarei mai permessa di non essere sincera con chi è stato al mio fianco. È evidente che non ho potuto far altro che prendere atto della loro scelta, di chi ha scelto di non seguirmi. Il punto è, però, perché mi hanno lasciato da sola? Io la domanda me la sono posta. Ora mi chiedo se voi ve la siete posta. Non ho paura di dire che tutto questo non doveva essere, non doveva succedere, perché a Carnevale nessuno dovrebbe essere offeso, nessuno dovrebbe sentirsi tradito. Come può una festa così bella, così unica, così magica, dividere in maniera così prepotente? Ma soprattutto, perché le posizioni personali devono sovrastare un ruolo così puro e inviolabile come quello della Mugnaia? Perché?
Eppure in certe circostanze sarebbe stato sufficiente dire scusa, mi dispiace e andare avanti. Nessuno l'ha fatto, nessuno, ma soprattutto nessuno l'ha fatto per me. E io invece lo faccio. Chiedo scusa ora a tutti per questo mio sfogo, che mi sento in dovere oggi davanti a una componente del carnevale di esprimere, perché la figura di Violetta non venga mai tacciata di ipocrisia o di falsità. Perché un'eroina deve rimanere tale e non deve essere offesa mai da nessuno. Non deve essere lasciata mai sola, non deve sentirsi come mi sono sentita io. Per pretendere rispetto però ci va coraggio e sincerità. Io ve l'ho regalata tutta la mia verità. Federica, Mugnaio 2019. Mugnaio!